Capitolo 8. Nebbia sui tumuli Lande. Quella notte non udirono alcun rumore. Soltanto Frodo sentì, non sapeva se in sogno o no, fluire armoniosamente un dolce canto. Sembrava una fioca luce dietro una grigia tenda di pioggia, una luce che diventava sempre più forte e intensa, fino a trasformare tutto il velo in una coltre di vetro e d'argento. E quando infine la tenda si sollevò, gli apparve lontano una campagna verdeggiante, cosparsa del rosa e dell'aurora. La visione scomparve ed egli si svegliò. Tom era già in piedi, che fischiettava come un albero pieno d'uccelli, e il sole diffondeva i suoi raggi obliqui lungo le falde del colle e attraverso la finestra aperta. Fuori tutto era immerso in una luce verde e oro pallido. Dopo la colazione, che anche questa volta consumarono da soli, si apprestarono agli addii, e quantunque la mattina fosse fresca, limpida e serena, sotto un cielo autunnale di un azzurro immacolato, gli animi erano tristi. Una fresca brezza veniva da nord-ovest. I docili pony si muovevano irrequieti e vivaci, annusando l'aria. Tom uscì di casa e agitò il cappello, danzando sulla soglia. Esortò gli hobbit a saltare in groppa e a partire, mantenendo una buona andatura. Cavalcarono lungo un sentiero che serpeggiava dal retro della casa, salendo leggermente verso il nord della collina. Erano appena smontati e stavano conducendo i cavalli su per l'ultimo tratto di ripida salita, quando Frodo si fermò d'un tratto. «Baccador!» esclamò. «Mia graziosa dama tutta vestita di verde e d'argento! Non ci siamo congedati da lei! E non abbiamo più vista dopo ieri sera!» Era tanto afflitto che voltò il pony per tornare sui propri passi. Ma in quel momento alle loro orecchie giunse un limpido richiamo. Ella era in piedi sulla cima della collina, agitando la mano in segno di saluto. I suoi capelli sciolti al vento scintillavano luminosi al sole. Il luccicare della rugiada sull'erba si sprigionava dai suoi piedi mentre danzava armoniosa. Affrettarono il passo per il pendio e si fermarono ansimanti, accanto a lei, inchinandosi. Ma con un gesto del braccio, ella mostrò loro il paesaggio. Guardarono dalla sommità del colle le terre immerse nella luce della mattina. Le immagini erano ora nitide e chiare quanto erano state scure e nebbiose dal poggio nella foresta, che vedevano ergersi a ovest pallido e verde, in mezzo ai cupi alberi circostanti. Da quelle parti il terreno era accidentato e creste e collinette boscose brillavano verdi, gialle e ruggine, nascondendo dietro i loro frastagli la valle del Brandivino. A sud, oltre il corso del Sinuo Salice, il brandivino scintillava lontano in un grande meandro e scorreva via dalla pianura in luoghi sconosciuti agli hobbit. A nord, al di là dei tumuli che si rimpicciolivano in lontananza, la pianura si estendeva verde e grigia, con qua e là dei rigonfi color pastello, per poi sbiadirsi in un orizzonte vago e impreciso. A est, i tumuli Lande si ergevano cupi e severi, uno dopo l'altro, e scomparivano alla vista, rimanendo nell'immaginazione. E l'immagine era quella di uno scintillio di bianco che si fondeva con l'orlo del cielo e sussurrava azzurre parole remote di antiche favole e leggende che parlavano delle alte arcane montagne. Respirarono profondamente l'aria del mattino e parve loro che un balzo e un'allegra cavalcata li avrebbero condotti ovunque desiderassero. Sembrava imbelle e ridicolo evitare accuratamente le falde dei tumuli, mentre avrebbero dovuto saltellare e piroettare, baldanzosi come Tom, sulle bianche pietre delle colline, puntando direttamente verso le montagne. Veloci adesso, amici, graziosi amici. Non cambiate programma. Continuate sempre a nord, col vento nell'occhio sinistro, il nostro augurio nei vostri passi. Affrettatevi, che il sole brilla. Addio, E rivolgendosi a Frodo disse: amico di Elfi. Buon viaggio e buona fortuna. È stato un incontro gioioso. Ma Frodo non trovò parole per rispondere. Si inchinò profondamente, quindi saltò in groppa e, seguito dai suoi amici, procedette adagio giù per il lieve pendio dietro la collina. La casa di Tom Bombadil e la valle e la foresta scomparvero alla vista. L'aria diventò più calda nel vallone tra le mura verdi dei due colli, e il profumo dell'erba più dolce e intenso. Voltandosi, quando ebbero raggiunto il fondo dell'avvallamento, videro in lontananza Baccador delinearsi contro il cielo, piccola ed esile e simile a un fiore smagliante.
Era in piedi immobile e li guardava con le braccia tese verso di loro. La sua voce risuonò limpida e soave per l'ultima volta, mentre agitando la mano scompariva dietro la collina. Il sentiero serpeggiava sul fondo del vallone, aggirando i piedi di un ripido colle e giungendo in una valle più profonda e più ampia, inerpicandosi poi sulle creste di varie colline, scendendo lungo chine e declivi, risalendo versanti scoscesi, tuffandosi in altre valli verdeggianti per poi scalare i fianchi di nuove montagnole. Non vi erano alberi o corsi d'acqua in vista. La campagna era ricoperta di un'erba bassa e morbida, e immersa in un pacifico silenzio, interrotto soltanto dal sussurro della brezza sulle creste e dalle romite grida di uccelli raminghi. Mentre avanzavano, il sole era salito alto in cielo e faceva caldo. A ogni nuova cresta che scalavano, la brezza pareva diminuire. Quando intravidero di nuovo il paesaggio a occidente, la foresta lontana sembrava fumare, come se dolce e silente la pioggia del giorno precedente stesse evaporando da foglie, erbe e radici. Là, ove la vista si perdeva, un'ombra simile a un'oscura foschia si confondeva con il cielo blu intenso, caldo e pesante come un coperchio. Verso mezzogiorno giunsero sulla sommità ampia e piatta di una collina, simile a un piatto piano incorniciato da un bordo verde. Non c'era alito di vento, e il cielo sembrava sfiorare le loro teste. Cavalcarono fino all'altra estremità, per guardare verso nord, e la vista li rinfrancò, poiché capirono di aver percorso più strada di quanto non pensassero. Certo, l'idea che potevano farsi delle distanze era vaga e ingannevole, ma non vi era alcun dubbio che i tumuli stavano per finire. Una lunga valle serpeggiava verso nord, ai loro piedi, infilandosi poi tra due ripide creste. Al di là sembrava non ci fossero più colline. Dritto avanti a loro scorsero una lunga linea scura e indistinta. «È un filare di alberi», disse Merry, «e deve essere senz'altro la via. Per miglia e miglia a est del ponte sul Brandivino è fiancheggiata da alberi, che alcuni sostengono siano stati piantati in tempi remoti». «Splendido!» esclamò Frodo. «Se proseguiamo col ritmo di questa mattina saremo lontani dai tumuli prima del calar del sole e potremmo cercarci un comodo asilo per la notte». Ma mentre parlava il suo sguardo errò verso est ed egli si accorse che da quella parte le colline erano alte e dominavano minacciose. Alcune inghirlandate da corone verdeggianti, altre irte di pietre, che puntavano verso l'alto come zanne appuntite da verdi gengive. L'immagine era inquietante, ed essi le voltarono le spalle, ritornando verso il centro dello spiazzo. Nel bel mezzo si ergeva un'unica pietra, alta, sotto il sole. La sua massa informe non proiettava alcun'ombra, eppure pareva carica di significato, come un punto di riferimento o un dito protettore, o piuttosto indicatore. Ma essi erano affamati e il sole splendeva ancora nell'impavido meriggio. Si sedettero, appoggiando la schiena contro il lato est della pietra, che era fresca, come se il sole non avesse il potere di riscaldarla. Ma in quel momento la sensazione era piacevole. Consumarono abbondanti cibi e bevande, facendo la miglior colazione all'aria aperta che si possa desiderare. Le vettovaglie provenivano infatti tutte da giù sotto il colle, e Tom li aveva provvisti di copiose scorte alimentari. I pony vagavano liberi sull'erba. La cavalcata rapida attraverso le colline, l'abbondante colazione, il calore del sole di mezzogiorno, il profumo dell'erba, lo star comodamente seduti un po' troppo a lungo con le gambe distese e gli occhi rivolti verso il cielo sereno sono forse fattori sufficienti a spiegare ciò che avvenne. Il fatto è che improvvisamente si svegliarono inquieti e ansiosi da un sonno che non si erano affatto ripromessi di fare. La pietra era gelida e proiettava verso oriente una pallida ombra che li copriva. Il sole di un giallo pallido e slavato occhieggiava attraverso la nebbia. A nord, a sud e a est la nebbia era fitta, fredda e bianca. L'aria era silenziosa, pesante e umida. I pony stavano in piedi, uno accanto all'altro, con la testa bassa. Gli hobbit saltarono in piedi allarmati e corsero al bordo occidentale. Scoprirono di essere in un'isola in mezzo a un mare di nebbia. E mentre guardavano angosciati il sole del tramonto, lo videro tuffarsi davanti ai loro occhi, fra i bianchi flutti, e una fredda ombra grigia incominciò a diffondersi da est. La nebbia si inerpicò su per le pendici, li scavalcò, li ricoprì,
dilatandosi sulla testa degli hobbit sino a formare un soffitto. Erano prigionieri in una gabbia di nebbia al centro della quale si ergeva la pietra. Ebbero l'impressione che una trappola si chiudesse intorno a loro, ma non si persero del tutto d'animo. Ricordavano ancora l'immagine ricca di speranza della via alberata e sapevano in che direzione si trovava. In tutti i casi, tale era adesso l'antipatia e l'ostilità che provavano per quella specie di catino, che l'idea di rimanervi anche un solo attimo non li sfiorò nemmeno. Rifecero i fagotti con tutta la velocità delle loro dita infreddolite e anchilosate. Dopo pochi minuti stavano già conducendo i pony al di là del bordo dello spiazzo e giù per il lungo pendio nord del colle, dentro il mare di nebbia. Man mano che scendevano, l'aria si faceva più fredda e più umida, e sulle loro fronti gelide i capelli gocciolavano scomposti. Arrivati in fondo, sentirono tanto freddo che furono costretti a fermarsi per prendere i mantelli e i cappucci nei quali si imbacuccarono e che dopo sarebbero stati ricoperti di gocce grigie. Quindi montarono nuovamente in groppa e proseguirono lenti, su e giù per le asperità del terreno. Si dirigevano alla meno peggio verso l'apertura tra le due creste scoscese, all'estremità nord della lunga valle che avevano veduto la mattina. Una volta attraversata quella specie di passo, avrebbero dovuto soltanto proseguire, in linea retta, per raggiungere prima o poi la via. Non osavano formulare altri pensieri, eccetto forse una vaga speranza che al di là dei tumuli la nebbia sparisse. La loro andatura era molto lenta. Camminavano uno dietro l'altro per evitare di perdersi e divagare in direzioni opposte. E Frodo apriva il varco. Sam veniva immediatamente dietro di lui. Seguiva Pipino e infine Merry. La valle sembrava estendersi all'infinito. Improvvisamente Frodo vide qualcosa che lo rincuorò. Davanti a loro, un contorno oscuro si delineava attraverso la nebbia. Si resero conto che stavano finalmente avvicinandosi al passaggio tra le due creste, al cancello nord dei tumuli lande. Se riuscivano ad attraversarlo, erano salvi. «Coraggio, seguitemi!» gridò, voltandosi indietro e accelerando il passo. Ma la sua speranza si tramutò presto in inquietudine e angoscia. Le macchie scure diventarono più scure, ma anche più piccole, e improvvisamente davanti a lui giganteggiarono torve e leggermente inclinate verso l'interno, come pilastri di una porta senza architrave, due immense pietre erette. Non ricordava di averne viste nella valle, guardando giù dalla sommità nel colle quella mattina. Prima di rendersi conto di ciò che stava facendo, si trovò in mezzo a esse e l'oscurità sembrò piombargli intorno. Il suo cavallo si mise a sbuffare e indietreggiare, quindi si impennò, scaraventandolo a terra. Voltandosi, Frodo si accorse di essere solo. Gli altri non l'avevano seguito. «Sam?» chiamò. «Pipino? Merry? Venite, perché non mi seguite?» Ma il suo richiamo rimase senza risposta. Fu colto dal panico e tornò indietro, correndo fra le due pietre e gridando disperatamente. «Sam! Sam! Merry! Pipino!» Il cavallo prese la fuga attraverso la nebbia e scomparve. Gli parve di sentire un richiamo giungere da molto lontano. «Frodo! Frodo!» Veniva da est, ossia dalla sua sinistra, mentre in piedi sotto le grandi pietre scrutava invano le infide tenebre. Si lanciò in direzione della voce e si avvide di doversi inerpicare su per la pendice scoscesa di una collina. Mentre si arrabattava per salire, chiamò una seconda volta e poi, di nuovo, ripetutamente, sempre più costernato e sfinito. Per un certo tempo non udì risposta, ma infine, debole, lontanissimo e dall'alto, giunse un urlo. «Frodo! Frodo!» strillavano le voci affogate dalla nebbia. E poi un grido, come «Aiuto, aiuto, aiuto!» ripetuto più volte, che finì con un ultimo «Aiuto!» seguito da un lungo lamento interrotto bruscamente. Si precipitò inciampando e cadendo verso le grida, con tutta la rapidità che le sue gambe spossate gli consentivano. Ma la luce se n'era ormai andata, del tutto. E la notte cupa lo intrappolava, costringendolo come in una morsa. Era assolutamente impossibile orientarsi. Gli sembrava di scalare, salire, inciampare all'infinito. La diversa pendenza del terreno sotto i suoi piedi fu l'unico indirizzo a segnalargli di essere finalmente giunto sulla sommità del colle o della cresta.
era sfinito e sudava, pur sentendosi congelato. Il buio era pesto. «Dove siete?» invocò, al colmo della disperazione. Non ebbe risposta. Rimase immobile, con le orecchie tese, scrutando le tenebre. Si rese improvvisamente conto che faceva terribilmente freddo e che lassù il vento si era messo a soffiare, ed era un vento gelido. Il tempo stava cambiando, brandelli e lembi di tetra nebbia gli passarono silenziosamente accanto. Il suo alito pareva fumo e l'oscurità era meno fitta e opprimente. Guardò verso l'alto e si accorse con sorpresa che alcune pallide stelle stavano spuntando sopra di lui fra strascichi di nubi e di nebbia che turbinavano vorticosamente contro il cielo. Il vento incominciò a fischiare nell'erba. D'un tratto gli parve di udire un grido soffocato e si mise ad avanzare verso di esso. Mentre camminava, la nebbia fu spazzata via e il cielo stellato apparve limpido e scoperto. Con uno sguardo capì di trovarsi sulla sommità tonda di una collina che doveva aver scalato dal lato nord, poiché adesso era rivolto verso sud. Da est soffiava impetuoso il vento glaciale. Alla sua destra si innalzava, delineandosi contro il chiarore delle stelle occidentali, una fosca forma nera. Era un grande tumulo. «Dove siete?» gridò ancora una volta, spaventato e incollerito al tempo stesso. «Qui!» disse una voce fredda e profonda, che sembrò uscire dalla terra. «Ti sto aspettando!» «No!» disse Frodo, ma non riuscì a fuggire. Le sue gambe cedettero, ed egli cadde intontito. Non successe niente, e non vi fu alcun rumore. Tremante, guardò verso l'alto, in tempo per vedere una figura alta e scura fare ombra alle stelle. Essa si chinò su di lui, gli parve di scorgere due occhi estremamente freddi, nei quali l'unica cosa viva era una fioca luce proveniente da molto lontano. Quindi una morsa più forte e più fredda dell'acciaio lo afferrò, congelandogli le ossa. Non ricordò più niente. Quando riprese i sensi, ci volle qualche tempo prima che riuscisse a rammentare altro oltre il senso di panico che l'aveva sopraffatto. Poi, all'improvviso, capì di essere prigioniero e di non avere scampo. Era in un tumulo. Uno spettro dei tumuli l'aveva afferrato, soggiogandolo probabilmente con uno di quegli abominevoli sortilegi di cui parlavano le misteriose leggende. Non osava muoversi e rimase lì disteso come si trovava, supino su una fredda pietra, con le mani incrociate sul petto. Benché la sua paura fosse così grande che pareva formar parte integrante dell'oscurità che lo circondava, si sorprese a pensare a Bilbo Baggins e alle sue storie, alle loro lunghe passeggiate per i viottoli della contea, alle interminabili conversazioni su strade e avventure. C'è un seme di coraggio nascosto, a volte molto profondamente, bisogna dire, nel cuore dello hobbit più timido e ciccione. Un seme che qualche pericolo fatale farà germogliare. Frodo non era né molto grasso né molto timido, anzi, benché egli stesso non lo sapesse, Bilbo ed anche Gandalf l'aveva sempre considerato il miglior hobbit della contea. Credette di essere giunto al termine della sua avventura, una fine tragica e terribile, ma il pensiero gli infuse coraggio. Sentì i suoi muscoli tendersi e irrigidirsi, come pronti al balzo finale. Non era più inerte come una vittima senza scampo. Mentre giaceva per terra, riflettendo e raccogliendo le proprie forze, si rese conto d'un tratto che l'oscurità si stava lentamente sbiadendo e che una pallida luce verdolina si diffondeva intorno a lui. In un primo momento, ella non gli fu di alcun aiuto per scoprire in qual posto si trovasse, poiché sembrava emanare dal suo corpo e dal terreno intorno e non aveva ancora raggiunto le pareti o il soffitto. Si voltò e vide nel freddo chiarore, distesi accanto a lui, Sam, Pipino e Merry. Erano anch'essi supini e i loro volti pallidi come la morte. Portavano abiti bianchi. Tutti intorno erano ammonticchiati dei tesori, d'oro probabilmente, ma che in quella luce parevano solo freddi e ripugnanti. Le loro teste erano cinte da preziosi cerchietti. Portavano catene d'oro alla vita e alle dita numerosi anelli. Vi erano, coricate al loro fianco, delle spade, e ai loro piedi giacevano degli scudi,
ma un'unica spada sguainata posava sui loro tre colli. Improvvisamente si innalzò un canto, come un freddo mormorio che saliva e scendeva. La voce sembrava lontanissima e terribilmente lugubre, a volte acuta e stridula, a volte simile a un roco lamento proveniente dagli abissi della terra. Dal flusso incoerente e deforme di suoni tristi ma orribili, si riusciva di tanto in tanto a ricollegare gruppi di parole e lembi di frasi. Parole empie, feroci, spietate, inesorabili e dolenti. La notte malediceva il giorno che la soppiantava e il freddo imprecava contro il bramato caldo. Frodo era raggelato fino al midollo. Dopo qualche tempo, il canto diventò più chiaro e con la morte nel cuore si accorse che si era trasformato in un incantesimo. Fretta la mano e il cuore e le ossa. Freddo anche il sonno è nella fossa. Mai vi sarà risveglio sul letto di pietra. Mai prima che muoia il sole e la luna tetra. Nel vento nero le stelle anch'esse moriranno. Ed essi qui sull'oro ancora giaceranno. Finché l'oscuro signore non alzerà la mano sulla terra avvizzita e sul mare inumano. Udì dietro di sé un cigolio e un raspamento. Alzandosi sul gomito, riuscì a vedere nella pallida luce che si trovavano in una sorta di corridoio, curvo dietro le loro teste. Da dietro la curva, un lungo braccio brancicava, le cui lunghe dita avanzavano verso Sam, che era il più vicino, e verso l'impugnatura della spada posata su di lui. Dapprima, Frodo ebbe la sensazione di essere stato veramente pietrificato dall'incantesimo. Poi, un pazzo desiderio di fuga si impadronì di lui. Si domandò se infilando l'anello sarebbe riuscito a eludere le sorveglianze dello spettro dei tumuli e a trovare qualche via d'uscita. Si vide correre libero sull'erba dei prati, addolorato dalla perdita di Merry, di Sam e di Pipino, ma vivo e vegeto. Gandalf avrebbe dovuto riconoscere che non c'era nient'altro da fare. Ma il coraggio che si era destato in lui era ormai ingigantito. Non avrebbe abbandonato i suoi amici in questo frangente. Esitò un istante, frugando in tasca, ma poi riuscì di nuovo a vincersi, proprio mentre la mano stava per sfiorarli. Prese allora una decisione repentina. Afferrò la corta spada posata accanto a lui e si inginocchiò, curvandosi sui corpi dei suoi compagni. Quindi con tutte le forze vibrò un terribile colpo contro il braccio brancolante, all'attaccatura del polso. La mano si staccò, ma allo stesso tempo la spada si frantumò fino all'elsa. Si udì uno strillo stridulo e la luce svanì. Nell'oscurità si alzò un ringhio rabbioso. Frodo cadde in avanti su Merry, la cui faccia era gelida. Tutto a un tratto gli tornò alla mente, dopo che la nebbia e l'angoscia l'avevano cacciato via, il ricordo della casa ai piedi del colle e di Tom cantante e salterellante. Si rammentò della strofa che Tom aveva insegnato loro. Con un filo di voce disperata intonò il motivo. «Oh, Tom Bombadil!» E pronunziando quel nome parve rinvigorirsi e il suo canto divenne pieno e vivace, facendo rimbombare la stanza come un suono di tamburo o di tromba. «Oh, Tom Bombadil! Tom Bombadillo! Nell'acqua, bosco e colle, tra il salice e il giunchiglio! Con fuoco, sole e luna, ascolta il mio richiamo! Vieni, Tom Bombadil! Del tuo aiuto abbisogniamo!» Seguì un profondo silenzio, durante il quale Frodo sentiva i battiti del suo cuore. Dopo un momento che parve un'eternità, udì distintamente, ma molto lontana, come proveniente dal terreno o filtrata da mura spesse, una voce che rispose cantando. «Il vecchio Tom Bombadil è un tipo assai allegro, porta stivali gialli e una giacca blu cielo. Nessuno l'ha mai preso perché Tom è il messere, più potenti i suoi canti e più veloci i suoi piedi!» Ci fu un gran fragore di valanga e parve che pietre rotolassero e cadessero. La luce si diffuse tutto intorno, la vera luce, quella pura del giorno.
Un'apertura simile a una porta apparve all'estremità della stanza oltre i piedi di Frodo. Erano tuttora immobili, ma il pallore mortale era scomparso. Adesso parevano soltanto profondamente addormentati. Tom si tolse il cappello, curvandosi per penetrare nella tetra stanza e cantando: «Va via, vecchio spettro dei tumuli, sparisci rapido al sole, diradati come la fredda nebbia, ululando più triste del vento, lontano dalle montagne, nelle terre squallide e brulle. Non tornar mai più qui, lascia vuoto il tuo tumulo, sii perso e dimenticato, più buio dell'oscurità, là dove apriranno i cancelli, quando il mondo corretto sarà». Quando ebbe pronunciato le ultime parole, si udì un grido e il lato della stanza che dava sull'interno del tumulo crollò con gran fragore. Seguì un lungo strillo acuto e lamentoso che si smorzò spegnendosi in una lontananza imprecisata. E poi il silenzio. «Vieni, amico Frodo», disse Tom. «Usciamo da qui. Andiamo sull'erba fresca. Aiutami a portarli». Unendo le loro forze, trascinarono fuori Merry, Pipino e Sam. Quando Frodo tornò per l'ultima volta nel tumulo, gli parve di vedere una mano amputata che si dimenava ancora, come un ragno ferito, su un monticello di terra. Dopo che egli fu nuovamente in superficie, Tom entrò, seguito da un gran calpestare, scalpitare e schiacciare. Quando finalmente uscì, portava a braccia un enorme carico di tesori. Oggetti d'oro, d'argento, di rame, di bronzo, un'infinità di perle, gemme e gioielli. Si issò fuori dall'apertura verde del tumulo e li posò tutti sulla cima, al sole. Rimase in piedi, col suo cappello in mano e il vento che gli muoveva i capelli, guardando i tre hobbit che giacevano supini ai suoi piedi sull'erba del lato ovest della montagnola. Alzò la mano destra e con una voce limpida e autoritaria pronunciò le seguenti parole: «Svegliatevi, allegri ragazzi! Svegliatevi al mio richiamo! Siano caldi il cuore e le membra! La gelida pietra è caduta! L'oscura porta è spalancata! La mano morta è rotta! La notte è stata cacciata! E il cancello vi aspetta!» Con immensa gioia di Frodo, gli hobbit si mossero, stiracchiando le braccia, si strofinarono gli occhi e infine, improvvisamente, balzarono su. Guardarono stupefatti intorno a sé, prima Frodo e poi Tom, che giganteggiava in cima al tumulo sulle loro teste. Finalmente, i loro sguardi meravigliati si posarono sui fini panni bianchi che li ricoprivano, sulle corone d'oro pallido e le cinture che li cingevano e sui gioielli che scintillavano tutto intorno. «Cos'è tutto questo?» esclamò Merry, sentendosi il cerchietto d'oro scivolare su di un occhio. Ma poi si interruppe e un'ombra gli oscurò il viso mentre chiudeva le palpebre. «Certo, ora ricordo», disse. «Gli uomini di Carad-dûm ci hanno assaliti questa notte e noi siamo stati sconfitti. Ah, la lancia nel mio cuore!» Si tostò il petto. «No, no», disse aprendo gli occhi. «Che sto dicendo? È stato un sogno! Dove sei stato, Frodo?» «Credevo di essermi smarrito», rispose Frodo. «Ma non voglio parlarne più, pensiamo invece a quel che dobbiamo fare adesso. Proseguiamo la marcia». «Mascherati in questo modo, signore!» disse Sam. «Dove sono andati a finire i miei vestiti?» Scaraventò per terra cerchietto, cintura e anelli, volgendo tutto intorno il suo sguardo smarrito, come se ci si aspettasse di trovare sull'erba da qualche parte mantello, giacca, calzoncini e altri indumenti hobbit. «Non ritroverai i tuoi vestiti», disse Tom balzando giù dal tumulo e ridendo mentre danzava intorno a loro sotto i raggi del sole. Nessuno avrebbe mai detto che qualcosa di terribile e di spaventoso era avvenuto poco prima. L'orrore e il panico scomparvero dai loro cuori, guardando le sue piroette e il vivace bagliore dei suoi occhi. «Cosa intendi dire?» chiese Pipino, guardandolo metà perplesso e metà divertito. «E perché no?» Ma Tom scuote il capo dicendo: «Avete ritrovato voi stessi, sottratti alle acque profonde. I vestiti non sono che una piccola perdita quando hai scampato il pericolo e non sei annegato.
Siate felici, graziosi amici, e lasciate che la cocente luce del sole riscaldi adesso il vostro cuore e le vostre membra. Toglietevi di dosso quei gelidi panni. Correte nudi sull'erba, mentre Tom va a cacciare per voi. Saltellò giù per la collina, fischiettando e chiamando. Seguendolo con lo sguardo, Frodo vide che correva verso sud, lungo il vallone, tra la loro collina e la seguente, fischiettando sempre e gridando. «Ehi, ehi, venite qui! Dove girovagate? Su, giù, qui, lì, vicino oppur lontano? Orecchie aguzze, saggio naso, coda fischio ezotico, amico calze bianche e vecchio grassotto bozzolo!» Così cantava, correndo veloce, lanciando il cappello in aria e prendendolo al volo, finché scomparve, dietro una falda delle colline. Ma i suoi «Ehi, ehi, venite qui!» continuarono a risuonare, portati dal vento che aveva girato, soffiando ora verso sud. L'aria stava diventando di nuovo molto calda. Gli hobbit fecero ciò che Tom aveva detto loro e scorrazzarono un bel po' sull'erba. Quindi si sdraiarono al sole, godendone il calore come esseri improvvisamente trasportati da un inverno glaciale in un clima temperato, o come persone che dopo una lunga malattia e un'interminabile degenza si svegliano una mattina accorgendosi di stare perfettamente bene e che la vita davanti a loro è ancora piena di gioia e di speranze. Quando finalmente Tom ritornò, si sentivano di nuovo forti e affamati. Riapparve prima il suo cappello, all'altra estremità del colle, seguito da una fila di 6 pony obbedienti e disciplinati. I loro 5 più un altro. L'ultimo era palesemente il vecchio grassotto bozzolo. Era più grande, più robusto, più grosso, oltre che più vecchio, dei loro. Merry, al quale appartenevano gli altri, non aveva mai dato loro simili appellativi, ed essi risposero, per il resto della vita, ai nuovi nomi affibbiati loro da Tom. Questi li chiamò uno per uno, ed essi scalarono la cima, fermandosi in fila. Tom fece agli hobbit un grande inchino. «Eccovi i pony», disse. «A volte dimostrano di aver più buon senso di voi, hobbit girovaghi, e ce l'hanno nel naso. Fiutano il pericolo che incombe e nel quale voi marciate diritto. E se corrono per mettersi in salvo, corrono nella direzione giusta. Dovete perdonarli, benché vi siano fedeli con tutto il cuore, non sono stati fatti per affrontare il pericolo degli spettri dei tumuli. Ma eccoli nuovamente tutti qui con voi, portando ancora in groppa i loro fardelli». Merry, Sam e Pipino poterono così indossare dei vestiti di ricambio che avevano a portata di mano. Presto sentirono un caldo terribile, giacché erano costretti a portare indumenti più pesanti, preparati in previsione dell'inverno. «Da dove spunta fuori il vecchio grassotto bozzolo?» chiese Frodo. «È mio», disse Tom. «Il mio amico quadrupede, che però non monto spesso e che va errando a volte molto lontano, libero, per le colline. Quando i tuoi pony sono stati da me, hanno conosciuto il mio vecchio bozzolo e l'hanno fiutato nella notte, correndogli veloci incontro. Sapevo che lui avrebbe avuto cura di loro e con le sue sagge parole avrebbe disperso tutti i loro timori. Ma ora, mio festoso bozzolo, il vecchio Tom ti salterà in groppa. Ehi, amici, Tom viene con voi per condurvi sani e salvi fino alla strada. Egli ha dunque bisogno di un pony. Non è mica facile chiacchierare con degli hobbit a cavallo mentre stai cercando di trotterellare accanto a loro sulle tue gambe». Gli hobbit appresero con grande gioia la decisione di Tom e lo ringraziarono a non finire, ma Tom rise, dicendo che loro erano tanto abili nell'arte dello smarrirsi che non si sarebbe sentito tranquillo finché non li avesse visti al sicuro oltre i confini della sua terra. «Ho tante cose da fare», disse. «Costruire e cantare, parlare e camminare e occuparmi della campagna. Tom non può star sempre accanto alle porte aperte e alle fessure dei salici. Tom deve badare alla sua casa e Baccador aspetta». Doveva essere ancora piuttosto presto, a giudicare dal sole. Una via di mezzo tra le 9 e le 10. Gli hobbit pensarono che in ogni modo era l'ora di mangiare. Il loro ultimo pasto era la colazione accanto alla pietra fredda, la mattina precedente. Mangiarono il resto delle provviste di Tom, destinato alla cena del giorno prima, e qualche altra cosa che Tom aveva portato con sé.
Non fu un lautopasto, tenendo conto della natura hobbit e delle circostanze, ma essi si sentirono molto rinfrancati. Mentre mangiavano, Tom tornò sul tumulo a esaminare i tesori. Riunì la maggior parte in un mucchio che brillava e luccicava sull'erba al sole. Comandò loro di restare lì, liberi d'essere presi da chiunque, bestie, uccelli, uomini o elfi, e ogni gentile creatura. Questo era infatti il modo per rompere l'incantesimo del tumulo e allontanare per sempre i freddi e tetri spettri. Per sé scelse dal mucchio una spilla incastonata di pietre azzurre dalle infinite sfumature, pari a quelle dei fiori di lino o delle ali di farfalla. La osservò a lungo, scuotendo la testa, come immerso in qualche lontano e vago ricordo, e finalmente disse: «Ecco un grazioso gingillo per Tom e per la sua dama, dolce e soave colei che tanto tempo fa portò questo gioiello sulla sua spalla. Sarà Baccador a portarlo adesso, e noi non la dimenticheremo mai». Per ognuno degli hobbit scelse un pugnale lungo e acuminato, a forma di foglia, di splendida fattura, intarsiato di serpenti oro e rossi. Le lame scintillarono quando li sfoderò, e le pietre fiammeggianti parvero incastonate in uno strano metallo, leggero, forte e flessibile allo stesso tempo. Per via di qualche virtù recondita dei foderi o dell'incantesimo dei tumuli, le lame non erano state alterate nel tempo, smaglianti e folgoranti al sole. «Vecchi coltelli sono lunghi come spade per gli hobbit», disse. «Lame taglienti e punte acuminate sono una buona cosa per la gente della contea che va peregrinando a est, a sud o lontano, nel pericolo e nell'oscurità». Disse loro che quei pugnali erano stati forgiati tanti anni addietro dagli uomini dell'Ovesturia, nemici dell'oscuro signore, ma sopraffatti dal malvagio re di Carn Doom nella terra di Angmar. «Pochi sono coloro che li ricordano ancora», mormorò Tom. «Eppure, ve ne sono ancora che vanno errando, figli di re obliati, che vagano in solitudine e proteggono dalle cose maligne la gente inerme e sbadata». Gli hobbit non capirono il significato delle sue parole, ma esse tracciarono nelle loro menti la visione di un immenso spazio di tempo remoto, simile a una vasta pianura ombrosa sulla quale camminavano a gran passi figure di uomini alti e foschi e con spade sfolgoranti. Uno di essi aveva una stella in fronte, ma la visione svanì e gli hobbit si ritrovarono nel mondo illuminato dai raggi del sole. Era ancora di rimettersi in cammino. Si prepararono, imballando i fagotti e caricandoli sui cavalli. Appesero alla cintura di cuoio coperta dalla giacca la loro nuova arma, sentendosi molto goffi e impacciati, e domandandosi se sarebbe servita a qualcosa. Non avevano mai considerato il combattimento come una delle probabili avventure della loro fuga. Finalmente si avviarono. Dopo aver condotto i pony ai piedi della collina, saltarono in groppa e partirono al trotto attraverso la valle. Voltandosi videro la cima del tumulo in alto sulla collina, ove la luce del sole sull'oro avvampava come una fiamma gialla. Quindi aggirarono una cresta dei tumuli lande e l'immagine scomparve dalla loro vista. Benché Frodo scrutasse da tutte le parti, non vide alcun segno delle grandi pietre che si ergevano come i pilastri di una porta. E dopo poco giunsero al cancello nord, che attraversarono velocemente, sbucando nella vasta pianura. Il viaggio fu molto allegro, con Tom Bombadil che trottava vispo e giulivo accanto o davanti a loro, sul suo grassotto bozzolo che si muoveva molto più rapidamente di quanto promettessero le sue dimensioni. Tom cantò in gran parte del tempo, ma erano parole senza senso o qualche strano linguaggio ignoto agli hobbit. Forse un antico linguaggio i cui vocaboli esprimevano solo gioia e letizia. Avanzavano ad andatura sostenuta, ma si accorsero presto che la via era più lontana di quanto immaginassero. Anche senza il contrattempo della nebbia, il sonnellino pomeridiano del giorno precedente avrebbe impedito loro di raggiungerla prima che si facesse notte. La linea scura che avevano visto non era una fila di alberi, ma una parete di cespugli che fiancheggiava un profondo fossato, al di là di una ripida scarpata. Tom disse che era una volta il confine di un reame, ma in tempi molto remoti. Parve loro che essa gli rammentasse qualcosa di molto triste, tanto che non volle parlarne più.
scesero in fondo al fossato e, dopo aver scalato la parete opposta ed essere passati da una breccia nel muro di cespugli, Tom puntò dritto a nord, poiché avevano leggermente deviato verso ovest. La campagna era aperta e piuttosto pianeggiante, ed essi accelerarono l'andatura. Ma il sole era già basso nel cielo, quando finalmente scorsero un filare di alti alberi. Erano giunti alla via, dopo tante avventure inaspettate e perigliose. Percorsero al galoppo le ultime centinaia di passi e si arrestarono sotto le lunghe ombre degli alberi. Si trovavano sulla cima di un declivio e la via, pallida e indistinta, a mano che l'oscurità si infittiva, serpeggiava ai loro piedi. In quel punto preciso la sua direzione era sud-ovest, nord-est, e alla loro destra scendeva piuttosto ripidamente in un ampio bacino. Era piena di fosse, rigagnoli e pozzanghere, segni della recente pioggia. Cavalcarono giù per il declivio e, giunti in basso, si guardarono tutti intorno. L'immobilità e il silenzio regnavano assoluti. «Ebbene, finalmente l'abbiamo ritrovata!» esclamò Frodo. «Non penso che avremo perso più di 2 giorni con la mia scorciatoia attraverso la foresta. E forse sarà un ritardo utile se ha fatto perdere loro le nostre tracce!» Gli altri si voltarono a guardarlo. La paura dei cavalieri neri si proiettò nuovamente su di loro come un'ombra tetra. Da quando erano penetrati nella foresta, non avevano avuto altro pensiero che quello di tornare sulla via. Soltanto adesso che si allungava ai loro piedi, si rammentarono del pericolo che li perseguitava e che molto probabilmente stava là, in agguato. Guardarono ansiosi in direzione del sole che tramontava, ma la via color ruggine era del tutto vuota. «Credi?» chiese Pipino esitante. «Credi che sia possibile che ci inseguano questa notte?» «No, spero non questa notte», rispose Tom Bombadil. «E forse nemmeno domani, ma non fidatevi delle mie congetture perché non ho certezza alcuna. La mia scienza e il mio potere si affievoliscono col procedere verso est. Tom non è messere dei cavalieri della Terra Nera, che si estende molto remota da questo paese». Ciononostante, gli Hobbit avrebbero ardentemente desiderato che egli li accompagnasse. Nessuno meglio di lui avrebbe saputo come comportarsi con i cavalieri neri. Fra poco si sarebbero avventurati in paesi del tutto sconosciuti, nominati soltanto dalle più vaghe, lontane e misteriose leggende della contea. Alla luce del crepuscolo sentirono improvvisamente una grande nostalgia della loro casa. Una profonda solitudine e un senso di smarrimento si impadronirono della loro anima. Rimasero in piedi, silenziosi, restii all'idea della separazione definitiva, finché a poco si resero conto che Tom li stava salutando, augurando loro buon viaggio e raccomandando di farsi cuore e di cavalcare a notte fonda senza fermarsi. «Per oggi ancora Tom vi darà un buon consiglio. Dopodiché sarà la vostra buona stella ad accompagnarvi e a guidarvi. Percorse 3 o 4 miglia sulla via, giungerete in un villaggio di nome Brea, ai piedi del colle Brea, le cui porte affacciano verso occidente. Troverete una vecchia locanda chiamata il Puledro Impennato. Omorzo Cactaceo ne è il valente proprietario. Vi potrete passare la notte e domattina ripartire sul presto. Siate coraggiosi, ma cauti. Cavalcate verso il destino che vi attende con cuore intrepido e allegro». Lo pregarono di accompagnarli almeno fino alla locanda e di brindare con loro un'ultima volta, ma egli rifiutò, ridendo, e disse loro: «Qui è la fine della terra di Tom. Egli non passerà il confine. Tom ha da badare alla sua casa e Baccador è lì che lo aspetta». Quindi si voltò e, calcandosi in testa il cappello, con un balzo fu in groppa al vecchio bozzolo. Cavalcò su per il declivio e scomparve nel crepuscolo cantando. Gli Hobbit s'arrampicarono anch'essi sulla cima del pendio e lo guardarono allontanarsi finché non svanì alla vista. «Sapeste quanto mi dispiace dover lasciare Messer Bombadil?» esclamò Sam. «Non c'è che dire, è proprio una macchietta. Mi sa tanto che potremmo fare molta e molta strada senza incontrare un tipo così bizzarro. Ma vi confesso che
che mi farà un gran piacere la vista di quel puledro impennato del quale parlava. Spero che rassomigli al drago verde di casa nostra. Che razza di gente c'è a Brea? Ci sono hobbit a Brea, disse Merry, ma c'è anche della gente alta. Credo che non dovremmo sentirci troppo spaesati. Il puledro impennato è un'ottima locanda, la mia gente ci viene di tanto in tanto. Sarà quel che volete anche il miglior posto del mondo, disse Frodo, ma comunque è fuori dalla contea. Non vi comportate troppo come se foste a casa vostra. E per favore, ricordatevi bene tutti voi che il nome Baggins non deve essere pronunciato in nessuna circostanza. Se bisogna proprio darmi un nome, mi chiamo Signor Sottocolle. Saltarono di nuovo in groppa i loro pony e cavalcarono via, silenziosamente, nel crepuscolo. L'oscurità si diffuse velocemente, mentre salivano e scendevano le falde dei colli. Infine, videro delle luci brillare in lontananza. Innanzi a loro si ergeva massiccio il Colle Brea, sbarrando la strada con la sua scura mole che spiccava contro il cielo stellato. Ai piedi del suo fianco occidentale si vedevano case rannicchiate di un grosso villaggio. Affrettarono l'andatura, dirigendosi verso di esso. Il loro unico desiderio era ora di trovare un fuoco e una porta che si frapponesse tra loro e la notte.